Folino, cosa ha rappresentato Colombo per la Basilicata? Ma ha rappresentato molto per l'Italia e per l'Europa, un lucano che si è distinto soprattutto nel percorso di costruzione dell'Europa e ovviamente in questi lunghissimi decenni è stato il punto di riferimento della Basilicata, ha contribuito alla crescita della nostra regione con la promozione di importanti infrastrutture quale la Basentana per esempio, al processo di industrializzazione, ma circoscrivere la funzione e il ruolo di Colombo alla Basilicata è limitativo, è un grande leader nazionale, europeo e internazionale. Nonostante questo però le critiche lo hanno sempre coinvolto e continuano anche oggi dopo la sua scomparsa. Ma no, io penso che è una figura limpida, di cattolico democratico, rispettoso anche degli avversari politici. Lui da filoatlantico e da anticomunista, percependo lo sforzo che la sinistra italiana faceva di avvicinamento, di miglioramento, di evoluzione, ha dato una carta di credito alla sinistra italiana, a D'Alema, ed è stata fondamentale questa sua scelta per l'avvio del nuovo centro-sinistra in Basilicata 18 anni fa. Presidente, ce lo traccia un profilo di Colombo? Un grande europeista che ha fatto molto per l'Italia anche come Presidente del Parlamento Europeo, perché ci credeva, l'integrazione la voleva. Devo dire la sua economica, la sua saggezza anche come uomo di governo italiano, credo ora, in un momento come questo, io non ho dubbi di giudicarlo un contributo importante. Cosa lascia dopo? Il suo equilibrio anche dentro la DC molte volte è stato positivo. Una città in lutto. Sì, è vero, la città di Potenza addolorata ricorda il Presidente Colombo. Presidente Colombo è sicuramente anche per noi il grande statista, il grande uomo politico, la persona che è stata protagonista in Italia, in Europa, nel mondo, la persona che ha nel nostro paese accompagnato i processi di crescita, i processi che hanno rafforzato la cultura della democrazia e della Costituzione, ma è evidente per noi potentini ha rappresentato qualcosa di più, ha rappresentato la persona che nonostante i suoi straordinari impegni non ha perso il legame profondo con la città, con l'intera comunità e ne ha accompagnato tutti i processi di cambiamento, di modernizzazione, di trasformazione. Il dopoguerra della città di Potenza è correlato in maniera straordinaria alla figura del Presidente Colombo. La città gli rende omaggio, è grata ed è addolorata per la sua scomparsa. Un pezzo di Basilicata che va via. Ma credo che sia non un pezzo, è una sintesi, perché l'abbiamo conosciuto quando eravamo ragazzi come il capo di uno dei partiti che allora dominava, ma a distanza di tempo scopriamo un messaggio che è valido ancora oggi: la difesa della democrazia contro i populismi, la difesa del regionalismo contro il centralismo, la difesa del riformismo contro le politiche tecnocratiche, tutte cose che oggi sono di straordinaria attualità e che ne fanno un leader non solo della Basilicata e del Mezzogiorno, purtroppo dopo di lui non ce ne sono stati a quell'altezza, ma un leader di questo paese, dell'Europa, che è riuscito a parlare anche all'America. Da questo punto di vista io credo che gli insegnamenti che Colombo ci lascia sono tanti e dobbiamo meditare ancora meglio come valorizzarli di più e farne una specie di vademecum anche per il futuro, non solo uno studio per il passato. Non appartiene ai libri di storia, ma appartiene all'agenda politica dei prossimi mesi e in Basilicata in questo momento c'è grande bisogno. Da giovane democristiano non posso che ricordare gli insegnamenti di Emilio Colombo, anche il suo rigore nell'imporre alcune regole all'interno del partito, quando i partiti contavano davvero, quando c'erano, quando bisognava cominciare a fare politica seguendo un insegnamento. E quel suo rigore morale se l'è portato fino alla fine. Tra i pregi e i difetti di un uomo come tale, i pregi sono di gran lunga superiori, sono quelli che ci hanno guidato e che io credo debbano essere di insegnamento per il futuro. Poi qualcuno, quando rileggerà la storia, saprà farne il giusto riconoscimento. Un personaggio straordinario che in un lunghissimo periodo, lui comincia giovanissimo, ha la coerenza delle idee e la capacità di governare il presente. Tra i personaggi che hanno partecipato alla Costituente, forse i pochi che non si è lasciati ingannare dal desiderio, ma ha tentato di leggere la storia per capire quale fosse il futuro.